Come da tradizione si è svolta presso la parrocchia Santa Gianna Beretta Molla una delle manifestazioni che più esprimono la profonda religiosità popolare, Sant'Antonio Abate, patrono degli allevatori, agricoltori ed animali. Un appuntamento sentito e denso di momenti forti e veri. La ricorrenza è stata celebrata da Don Nigino Gozio, che al termine della Santa Messa ha benedetto all'esterno del sagrato animali e mezzi agricoli, seguito da rinfresco offerto dal comitato. Durante l'omelia, Don Nigino ha ricordato tutti gli amici che non ci sono più, allevatori e coltivatori, e sottolineato come ancora molte persone perdono la vita sul posto di lavoro, di cui il 30% erano impegnati nell'agricoltura. Al termine della messa, il parroco ha benedetto trattori e cagnolini. Tanta soddisfazione per l'intero comitato organizzatore, che ha visto una folta partecipazione all'evento della cittadinanza di Venaria Reale, affiancata dall'assessore all'ambiente Marco Allasia, in prima fila alla manifestazione, che ha espresso la profonda religiosità popolare ed il legame alle tradizioni. Il gran finale delle celebrazioni, la parte più mondana, si svolgerà sabato 2 febbraio alle 20:30 presso il ristorante Lucio della Venaria, con la cena di gala e beneficenza.